Ragazzi, sempre meglio, sempre meglio, anzi, sempre peggio. Allora, volevo dire, per la scomparsa di Silvio Berlusconi, diciamo che effettivamente ci è dispiaciuto tantissimo. Però, girando TikTok, ho visto che molti hanno goduto di questa morte e non capisco per quale motivo. Ci vuole un po' di rispetto per le persone che muoiono e questa cosa è fastidiosa, perché comunque è inopportuna. Anche io sinceramente ci ho scherzato quando ero in vita, però ovviamente bisogna portare rispetto. Però la cosa principale che voglio dire è che è stato un uomo con le palle, e diciamo che molti di loro hanno peccato di invidia, perché probabilmente è partito da zero, si è creato un super impero, una cosa mostruosa a livello mondiale. Ci ha saputo fare nei momenti buoni il boom dell'edilizia, il boom della televisione. Ci ha saputo fare, ragazzi, è inutile che lo critichiamo. E ha dato da mangiare a molte molte persone. Poi si è buttato in politica, probabilmente comunque avendo dei problemi, ha praticamente messo la faccia in politica. Mettendo la faccia in politica si è difeso un po', è stato furbo. Però se vogliamo parlare che è stato un ottimo imprenditore, ma come uomo di Stato sinceramente non ci sta. Non ci sta per il semplice fatto, io non ho mai capito Silvio Berlusconi che legge ha impostato in Italia di buone e quelle cattive. O io sono ignorante e non lo so, ma comunque non credo che abbia fatto qualcosa di positivo. Diciamo che ha tirato un po' l'acqua al suo mulino, e al suo mulino e agli altri come lui. Però tuttora oggi posso dire è stato un ottimo imprenditore, un ottimo presidente, ma delle sue società, non dell'Italia.